Faremo dei involtini di melanzane. Pasta. Ci hai mai provato a scrivere in italiano, eh? Cioè, nel senso, tu nasci come cantautrice già scrivendo in lingua inglese, giusto? Io sì, nel senso che comunque le cose che abbiamo prodotto sono sempre state solo in inglese. Poi quando ero piccola che cominciavo a scribacchiare, scrivevo in italiano. Però dico, gli ascolti tuoi alla fine erano sempre di cantautori in inglese, nel senso che comunque c'era l'americano, nel senso che era la lingua straniera. Leggo questo, ma poi qui c'è della... Qui c'è del materiale. C'è del materiale. Ecco, adesso non so più che scegliere. Io non l'ho mai sentito in vinile. I will never link the dots drawn by your enthusiasm. I could always fill the blanks of your lack of care and attention. I could always wear a shell to hide from your flood of sarcasm. Ooh. I wonder if you'll ever learn to wait for the big right wave. There's a little monster under your bed. That is why I'd rather not sleep there. So weird to know it's there. Did you see it or you just playing dead? So we can be such shy and better. So we can spend the sweetest night together. I have to go through all the shit to man up and grow older. There's a little monster under your bed. That is why I'd rather not sleep.
answer your question for the record is not that I can tell. It is you who just won't listen unless I. I play this song to you. Yeah. Olivia. Olivia. Grazie. Quindi starò là fino, non lo so, a 10 minuti. E non bucare nessuna ruota, eh? Che ogni volta che vai a Puglia tu... No, ogni volta no, però pure questo... Ogni volta ne vado a Bari. A Bari. Ci sono andato due volte bucato. Cioè, la seconda volta infatti che è stata quest'ultima che sono scesa, arriviamo a Bari, facciamo tutto, eh? Ci spostiamo con la macchina, io scendo dalla macchina, guardo, non è possibile, lo sparo, no, non ci credo, non ci posso vedere. Però meno male che questa volta c'era lui, la prima volta. A Trento c'è il Boutique, che è un posto dove fanno musica. No, è un'associazione. È un'associazione fanno tutte cose con gente che non sta bene, tipo quei non vedenti, così. Bello. Infatti devo fare un concerto al buio. Bellissimo. Infatti mi devo pure preparare perché delle cose non... Proprio al buio, buio, zero. Buio totale, tranne tipo gli ultimi due pezzi che si comincia a accendere un pochino la luce per riabituarsi un attimo, poi si esce. Sì. E poi ci ho messo... Ma sarei mood, che sei proprio lì, viaggi. Io non ho contento, ho paura, però... fa paura, un po' paura però.